La locanda della tormenta presenta Beowulf e la morte del drago. Buon ascolto. Uno. I naviganti. Nel salone di Hygelac, re dei Geati, il banchetto era finito e circolavano i boccali di idromele. L'oscurità si addensava nel focolare quando i guerrieri chiamarono Agelm, il bardo del re, perché li allietasse con l'arpa. Quella notte, però, essi avevano altre storie da ascoltare, non i soliti canti, i soliti racconti che tutti conoscevano a memoria. Quella notte, infatti, erano loro ospiti alcuni stranieri, navigatori dai capelli ancora impregnati di salsedine, giunti per il loro primo viaggio di scambi, poiché il ghiaccio si era finalmente sciolto e le anatre selvatiche avevano già fatto ritorno al nord. Il capo di questi stranieri sedeva sul seggio dell'ospite, di fronte al trono del re, in mezzo al salone, e riferiva le notizie della costa, delle isole e dei mari nordici. Piccolo di statura, stava curvo sul grande sedile intagliato, le mani appoggiate sulle ginocchia. Il suo sguardo di marinaio, vigile e previdente, girava intorno nella sala piena di fumo, mentre narrava, tra fatti di minore importanza, come Hrothgar, il grande re guerriero del popolo danese, avesse costruito un imponente salone dove con i suoi dignitari poteva pranzare, divertirsi e porgere un degno benvenuto ad ogni straniero o viandante che giungesse alla sua corte. «Un salone, un bellissimo salone!» ripeté il capo. E gli uomini del suo equipaggio, seduti a bere, annuivano con un mormorio. «Più lungo e più alto anche di questo salone dove il mio signore Hygelac ci ha così regalmente festeggiati questa sera! Hrothgar ha anche ornato il frontone del castello con dorate corna di cervo e perciò ha chiamato quel salone con il nome di Heroth il Cervo! Ahimè, sarebbe stato meglio per lui se fosse vissuto in una capanna da pastore, perché il re danese non può godere interamente del suo salone!» E dopo queste parole, il capo bevve un lungo sorso dal boccale che gli veniva a porto, scosse il capo e attese che gli chiedessero la ragione di quelle sue parole. Hygelac ebbe un breve sorriso, trastullandosi con le orecchie del suo figlioletto, stretto alle ginocchia come se fosse il suo cane preferito. «Perché il re danese non gode interamente del suo salone?» «Un re, prima di divertirsi, mio signore, dovrebbe sapere chi può ascoltare le sue risate fuori dal palazzo nella notte!» Il marinaio, per quanto impaziente di narrare la storia, gettò dapprima uno sguardo verso le cupe tenebre azzurrine che si stavano infittendo. «Chi è che ascolta?» domandò Hygelac senza più ridere. Oltre la spiaggia giunse, forte e vicino, il fragore del mare. Il capo si guardò intorno per ottenere maggiore attenzione dagli ascoltatori. Avrebbe desiderato raccontare una storia che potesse competere con quelle di Angelm, se a suo tempo avesse scelto l'arpa invece del timone. «Grendel, ascolta! Grendel, il predatore notturno! Grendel, l'uomo lupo, l'ombra della notte, che si nasconde nel suo covo tra le piccole insenature del mare e le paludi costiere! Egli ha udito risuonare nel salone del re le risate, le melodie dell'arpa. Si è turbato e i suoi sogni ne sono stati sconvolti. Allora egli si è alzato, si è incamminato per le deserte terre e ha annusato intorno al portico. La porta non era sprangata come al solito, sebbene un'apertura piccola per lui avrebbe impedito l'ingresso ad un esercito intero.» Gli ascoltatori annuivano. Si avvicinavano alle lunghe fiamme e qua e là qualche uomo gettava un furtivo sguardo nelle ombre. Sapevano che spranghe e catenacci non potevano trattenere la razza dei demoni, come la spada forgiata da un mortale non avrebbe mai potuto scalfire le squame dei loro corpi. «Grendel, mosso dall'odio per gli uomini e per le loro gioie, andava in cerca di prede e avido di vite umane. Il suo assalto fu così rapido che nessuno udì un urlo. Ma all'alba, 30 dei migliori e più nobili cavalieri di Hrothgar erano spariti. Il sangue macchiava i muri e il pavimento e restavano soltanto le impronte sanguinanti del mostro a narrare il loro destino.»
Un cupo mormorio si diffuse tra i guerrieri nel salone affollato e Higelac mormorò: «Tu narri una perfida storia, amico mio!» «Perfida sì, mio signore, e non siamo ancora alla fine!» «Perché il predatore notturno, una volta svegliatosi, non poteva più dormire, e così tornò sempre più spesso! E da quel giorno, quando le tenebre avvolgevano il castello, Heroth, il grande salone, diventava un luogo desolato e maledetto!» «Come mai Hrothgar non ha potuto trovare in tutta la Danimarca qualche audace difensore per liberarlo da quell'orrore?» «In principio, mio signore, molti uomini coraggiosi hanno passato la notte nel salone di Hrothgar, soprattutto quando si ubriacavano. Ma la mattina nulla restava di loro se non il sangue sparso sul pavimento. Così venne il momento in cui non si trovarono più difensori.» «Il mostro torna ancora, sebbene adesso il salone sia vuoto?» «Sì, forse spera che qualche guerriero seguiti a dormire in Heroth. Ogni mattina le impronte infangate e l'odore della palude salmastra indicano il luogo dove Grendel è andato a cercare la preda tra i sedili e nell'oscurità della notte. Il re Hrothgar invecchia nel dolore e nella speranza, ma ora può sperare ben poco che un giorno il fato che tesse la trama del destino degli uomini gli invii un potente difensore per liberare lui e i suoi uomini da quel mostro che colma di orrore le loro notti.» Uno tra i dignitari che affollavano i lunghi sedili stava teso in avanti, le braccia strette intorno alle ginocchia, gli occhi fissi sul volto del capo, come se il tenebroso racconto lo avesse colpito più profondamente degli altri. Era giovane, biondo, con gli occhi grigi come la maggior parte dei suoi compagni, ma alto più di tutti di almeno una testa. Non sedeva in un seggio particolarmente importante. In realtà, egli si preoccupava di rado del posto che gli spettava per il suo rango, a meno che qualche guerriero tentasse di rifiutarglielo. Eppure il suo viso, il suo portamento avrebbero dovuto rivelare la sua personalità anche allo sguardo distratto di un estraneo. Perché egli si trattava di Beowulf, figlio della sorella del re e il primo tra i guerrieri del regno. Agli altri uomini di Higelac il racconto del navigante era sembrato soltanto un lontano episodio, sebbene qualcuno avesse alzato il capo gettando uno sguardo nell'ombra. Ma per Beowulf rappresentava la vicenda di un amico che si trovava in tremende difficoltà, un amico al quale andava pagato un vecchio debito. Molto tempo prima, infatti, che Beowulf nascesse, suo padre, Ektao, aveva ucciso una persona nella potente tribù degli Stildinghi e, come molti altri uomini coinvolti in un fatto di sangue analogo, si era dato alla dura vita del pirata di mare, portando con sé la giovane moglie perché condividesse la sua esistenza. Un giorno, travolto da una tempesta, era giunto alla corte di Hrothgar. E qui, negli anni successivi, aveva trovato nel re danese un amico quale pochi uomini trovarono nei momenti di necessità. Egli stesso, del resto, ben conosceva la vita aspra della pirateria. La brama di avventura che scorreva nel suo sangue si era risvegliata nelle ultime settimane, come avveniva ogni anno quando cominciava lo sgelo e spuntavano le gemme sulle betulle. Beowulf pensava al suo lungo vascello, da poco calafato e verniciato dopo le tempeste dello scorso anno, che lo stava aspettando nel capannone delle barche, come un puledro aspetta il suo cavaliere nella stalla. Distolse allora lo sguardo dal volto del capo e osservò le espressioni dei suoi compagni, i suoi amici, che avevano navigato con lui nelle passate estati. E fuori dalle ombre, alle luci del focolare delle torce, vide che Vegmund, suo parente, il giovane Honcho, Skaef e tutti gli altri, ancora una volta fratelli ed equipaggio, lo fissavano con occhi ardenti. Beowulf balzò in piedi, attraversò a gran passi il salone e si fermò davanti al trono, ove sedeva Higelac, tenendo il figliolo stretto contro di sé. «Mio signore Higelac, ti chiedo l'autorizzazione di partire per un viaggio!» Higelac osservò attentamente il giovane nipote e rispose: «Può darsi che ti permetta di percorrere di nuovo la rotta del mare, ma prima rivelami il tuo progetto!» «In un grave momento di necessità, mio padre ha trovato in Hrothgar, re dei danesi, un amico straordinario.
Egli ha dato un tetto a mio padre, a mia madre e a me quando sono nato. Ricordo, tra le mie prime memorie, di aver riposato sulla pelle di un lupo davanti al fuoco. Hrothgar ha pagato il riscatto per l'uomo che mio padre aveva ucciso e ha concluso la pace tra lui e gli Scildinghi. Avevo compiuto 6 anni quando mio padre ha potuto ritornare nella sua terra e dal suo popolo. Mi sembra che ora anche Hrothgar abbia necessità di un amico che lo aiuti e penso che sia venuto per me il momento di pagare il mio debito. Igelac chinò il capo. Un'ombra oscurò il suo volto. Anch'io penso come te, nipote mio. Tu sei il primo dei miei guerrieri, Beowulf, e ad eccezione del bimbo che mi sta vicino, sei quasi il solo congiunto che mi rimanga. Mi rattrista vederti partire per un'impresa così pericolosa, ma un uomo deve sempre pagare i suoi debiti. Va dunque, nipote mio, ma ricordati che occhi ansiosi veglieranno dall'alto di questa scogliera per il tuo ritorno. Due. La costa danese. La sentinella di Hrothgar a cavallo scorse dall'alto nella scogliera a nord di Eroth uno strano vascello che avanzava vela spiegata dal mare aperto tra i promontori dell'imboccatura del fiordo. Un vascello da guerra lungo, snello e veloce. La luce brillava sugli scudi appesi lungo i parapetti e sull'argenteo equipaggiamento dei rematori. La vela si afflosciò quando il promontorio fece deviare il vento. Allora la nave avanzò rapidamente e sotto la spinta vigorosa dei rematori si diresse come una vivace creatura marina dalle molte gambe verso il basso declivio della riva, dove le alte scogliere strapiombavano all'estremità del fiordo. La sentinella, aggrottando le sopracciglia, voltò il cavallo e, tallonandolo ai fianchi, lo spinse sul viottolo della scogliera che scendeva nella stessa direzione. Attraverso le ginestre spinose e i cespugli acquatici, arsi dalla salsedine, sbucò sulla riva, proprio mentre lo strano veliero giungeva agilmente tra le secche. L'equipaggio tolse i remi, saltò fuori bordo nella bianca spuma che ancora ribolliva lungo i fianchi e issò il veliero sul greto ciottoloso per sistemarlo al sicuro. La sentinella contò 15 uomini. Il sole faceva risplendere le loro armi mentre essi agitavano sopra i parapetti gli scudi di legno dipinto. Non avevano però l'aspetto selvaggio di una banda di predoni. La sentinella tallonò di nuovo il cavallo e lancia in resta galoppò verso di loro. Al rumore degli zoccoli, il gruppo si fermò in attesa vicino all'alta prua a forma di drago del vascello. L'uomo si rivolse in tono perentorio, ma abbastanza cortese, a quello fra loro che appariva il capo. Persona alta di statura, dagli occhi color dell'acqua profonda in un giorno di nebbia. «Chi siete, o stranieri, giunti dal mare, e quale scopo vi ha condotti a questo approdo sulla costa danese? Vi presentate in assetto di guerra, eppure non sembrate uomini che vengano per bruciare le fattorie e rapire donne e bestiame. A dire il vero, seppure siamo armati, non veniamo per dar battaglia al popolo danese. Ecco chi siamo. Io sono Beowulf, sono figlio della sorella di Higelac, re dei Geati, e questi uomini con me sono i miei compagni d'arme e i miei amici. Ti spiegherò ora lo scopo del nostro viaggio. Qualche giorno fa è giunta notizia alla corte di Igelac che Hrothgar, re dei danesi, ha bisogno di uomini coraggiosi per liberarlo dal mostro che si aggira di notte nel suo salone. Per questo siamo accorsi seguendo la strada della balena attraverso il grigio baltico. La sentinella trattenne il cavallo e per un momento osservò quei guerrieri ad occhi socchiusi. Era anziano e sapeva bene giudicare gli uomini. E annuì. «Sta bene!» Da molto tempo Hrothgar e i suoi sudditi aspettano uomini come voi. Venite allora, vi metterò sulla strada per raggiungere il castello del re. Prima vorremmo mettere al sicuro la nostra nave, disse Beowulf, allungando una mano e appoggiandola sulla rotonda prua dipinta a forma di drago e accarezzandola come se fosse una creatura viva. Dopo un lungo viaggio bisogna subito aver cura di una nave o di un cavallo. «Non temete per il vostro superbo vascello! Manderò i miei uomini fidati per metterla al riparo dall'alta marea dietro una barricata di remi!»
il vecchio ora si stava dimostrando impaziente. «Voi siete davvero coraggiosi come sembrate! Non fate quindi aspettare più a lungo il mio signore Rodgar, perché già da troppo tempo egli aspetta un valido aiuto!» Così dicendo, indicò un aspro sentiero che serpeggiava dalla spiaggia attraverso ginestre spinose e boschetti di noccioli. «Ecco, la vostra strada si trova lassù!» In fila indiana, perché il sentiero si presentava troppo stretto per procedere fianco a fianco, Beowulf e i compagni seguirono la vecchia sentinella a cavallo, salendo dall'imboccatura del fiordo. E così camminando formavano un grigio flessuoso serpente di uomini dalle corazze tintinnanti ad ogni movimento. Sull'orlo del crinale, dove gli alberi modellati dal vento erano caduti, il sentiero si mutava bruscamente in una strada lastricata. Qui essi sostarono ad ascoltare il fruscio del vento alle loro spalle. Dietro di essi stava la strada familiare che si allargava tra i promontori nel mare aperto e il vascello che giaceva sul greto simile ad un recipiente di pelle di foca tra le brune alghe e i frammenti di legno trasportati dalla corrente. Davanti a loro l'ignoto e il pericolo che erano venuti a cercare. Sotto di loro la strada scendeva in una bassa valle che si rialzava in una triste brughiera. Beowulf, socchiudendo gli occhi per la luce del sole, poté scorgere nella conca della valle, tra la costa e la brughiera, un grande castello che si innalzava fra mezzo a piccoli tetti sparpagliati, nei toni verdi e bruni della terra coltivata e la macchia più scura dei frutteti. Dritta verso il castello, infallibile come il volo di una freccia, correva la strada lastricata sulla quale egli sostava. «Laggiù si trova Heorot! La strada vi guiderà fino all'ingresso! Ora scusatemi, ma devo tornare alla riva! Ma voi proseguite e non temete per il vostro vascello! Sarà molto ben custodito!» Senza aggiungere altro, il cavaliere voltò il cavallo e partì, calpestando l'accidentato sentiero alle spalle degli uomini. Beowulf e i compagni proseguirono da soli. Scesero dall'alta cresta lungo la costa, in mezzo a verdi prati dove il bestiame e i cavalli pascolavano. Attraversarono campi di cereali sui quali il giovane orzo ondeggiava come una nebbia verde sulla terra bruna. Passarono tra i primi casolari coperti di erica, con gli alveari allineati contro i muri e piccoli alberi di mele. Bambini, cani e magri maiali giocavano insieme, mentre le donne macinavano l'orzo o filavano sulla soglia delle porte, alzando lo sguardo per osservare il passaggio degli stranieri. Sotto il sole alto nel cielo, tutto ora appariva calmo. Agli uomini in cammino sembrò che in mezzo al villaggio il tetto del castello si innalzasse sempre più a loro avvicinarsi. Era il tetto di Heorot il Cervo, il grande salone, ammantato di erica come le altre case, con le ramificazioni dorate agli estremi del frontone, erette, orgogliose, contro il cielo. Dritta verso l'ingresso del portico anteriore si stendeva la strada lastricata sulla quale 15 geati procedevano a grandi passi. Sui loro corpi risuonavano le armature con un fruscio simile a quello delle ali dei cigni quando volano. Sulla porta del salone stava di guardia uno dei cavalieri del castello, appoggiato alla sua lancia. Bruno d'aspetto portava sul petto una collana di chicchi d'ambra gialla, levigata dal mare. Fissò gli uomini quando li vide fermarsi davanti a lui e domandò, come già aveva fatto la sentinella, «Chi siete, stranieri, che vi avvicinate al castello armati come in guerra? Che cosa siete venuti a cercare?» «Io sono Beowulf, figlio della sorella di Igelac, re dei Geati, e questi sono i miei compagni d'arme e i miei amici. Quanto al nostro arrivo, desidereremmo parlare con il re, perché il nostro scopo lo riguarda.» «Aspettate allora, vi annuncerò a Rodgar!» rispose l'uomo, e tornò sui propri passi nelle ombre gettate dalle fiamme che guizzavano dietro di lui e dalle quali provenivano voci maschili e profumi di arrosto. Beowulf e i compagni sedettero sui sedili riservati agli ospiti davanti alla porta sotto il sole. Ma non attesero a lungo il ritorno del custode.
Al suo invito ammucchiarono gli scudi di Frassino e le lance contro il muro e lo seguirono nel salone dove i dignitari sedevano a pranzo. Immenso e splendido apparve davvero Heorot allo sguardo di Beowulf quando entrò camminando sulle pietre multicolori del pavimento. Nel mezzo del salone ardeva il fuoco in tre focolari e il fumo si alzava in spirali per trovare la sua uscita attraverso le aperture del tetto. Nella nebbia del calore sospesa sulla sala, Beowulf intravide i guerrieri seduti a lunghe tavole davanti ai boccali di idromele, piatti di carne di cinghiale ed enormi mucchi di focacce d'orzo. Osservò anche le pareti e le travi del tetto, sontuosamente adornate di tappezzerie, di ornamenti di pallido avorio e di zanne di foca, gli scudi e le lance dei guerrieri appoggiati sui sedili. Il trono di Hrothgar, posto sopra un gradino, non si innalzava nel centro del salone come il trono di Igelac, ma verso il fondo. Così, per giungere fino a lui, i geati furono costretti ad attraversare tutta la sala in mezzo ai lunghi tavoli. Al loro passaggio i guerrieri ammutolirono, volgendo lo sguardo verso di loro e soprattutto sul capo. Davanti al gradino, Beowulf esitò. Poi si fermò affrontando, con un certo orgoglio, il re danese che lo fissava, curvo, le mani strette sui braccioli di un grande seggio scolpito. Tre. Il salone di Hrothgar. Nella sua più remota memoria, Beowulf ricordava l'aspetto severo e pur gentile, ma il re era vecchio ormai. Le rughe del volto apparivano profonde, quasi incise da una spada in lunghi dolorosi anni. La barba che spuntava dal largo collare d'oro era grigia come il pelo di un tasso. «È vero, ricordo a fatica. L'espressione del tuo volto mi permetterebbe di riconoscerti fra 100 guerrieri. Sì, certo, sebbene Beowulf, quando ti ho visto l'ultima volta, non arrivavi alla spalla di Garm, il mio segugio preferito. Il mio cuore ha palpitato quando Wulfnoth mi ha avvertito che Beowulf, il nipote del re dei Geati, stava aspettando seduto sul sedile degli ospiti di parlare con me. Con grande gioia, dunque, porgo il benvenuto a te e ai tuoi compagni. Vorresti però spiegarmi quale ragione ti ha spinto verso la mia dimora quando vi è giunto tuo padre? Hai forse ucciso tu qualcuno degli Scindinghi? Beowulf scosse la testa, rispondendo al melanconico, fuggevole sorriso che illuminò per un attimo il vecchio re. No, no, mio Hrothgar, mio signore. Alcuni navigatori giunti nella terra dei Geati hanno recato la notizia della disgrazia che si è abbattuta su di te e sono venuto con i miei compagni per mettere a tua disposizione le nostre forze contro quell'ombra che si aggira di notte nel salone chiamato Heorot. Si dice che la potenza della mia stretta valga quella di 30 guerrieri. Così dicendo, Beowulf protese le braccia verso il re con un gesto misto d'orgoglio e di preghiera. «Le mie braccia sono vostre, per amore di mio padre. Lasciatemi dormire con i miei compagni questa notte, nel vostro salone.» Hrothgar nascose il viso fra le mani, poi lo rialzò e guardò a lungo, con serietà, Beowulf, che si teneva ritto davanti a lui, alto come una lancia, nella sua grigia armatura. «Sei dunque venuto per amicizia?» Per amore del vincolo che mi legava tuo padre Ektau, quando il mondo era giovane. Rifletti ancora una volta, prima che sia troppo tardi. Pensa alla spaventosa fine di tutti gli uomini che si trovavano in questo luogo per opporre le loro forze e il loro coraggio all'ombra della morte nelle tenebre. Noi non possiamo valutare se la forza di Grendel è pari alla forza di 30 uomini. Anche gli altri guerrieri che sono stati qui prima di te erano giovani e forti, ma forza e giovinezza non li hanno aiutati.
In nome della vecchia amicizia che ti ha condotto qui, ti invito a riflettere, a sentirti veramente sicuro, prima che sia troppo tardi. Noi tutti abbiamo già riflettuto e noi accetteremo qualunque cosa possa portarci la notte. Il risultato sarà quello del fato che tesse i destini degli uomini. La fiamma di una grande speranza si accese lentamente sul volto del re. Si alzò dal trono scolpito e disse: «Allora sia! Io accetto l'aiuto che mi porti, Beowulf, figlio di Ektao! Dormirai questa notte nel salone. Nel frattempo, però, desidero che tu e i tuoi compagni partecipiate ad un allegro banchetto insieme ai miei dignitari». A queste parole un clamore di voci fiere e gioiose si levò dai guerrieri che avevano ascoltato il colloquio del re con Beowulf. Si udirono parole di saluto, furono offerti posti agli stranieri sui sedili affollati. Beowulf si trovò seduto tra i due giovani figli di Hrothgar, mentre gli servivano carne d'orso cotto a vapore, una torta di anguille e gli offrirono un boccale colmo di idromele. Così il banchetto di Heorot proseguì con un brusio, quello che si sente quando si getta sulla fiamma la corteccia secca della betulla. Nell'affollato salone, però, un uomo non si rallegrava per l'arrivo di Beowulf. Humferth, il consigliere e araldo del re, seduto ai piedi del suo signore, mal sopportava che un altro fosse più in vista di lui. Lingua malevola e invidioso, smodato nel bere, aspettò che il brusio del banchetto si calmasse un momento. Allora si alzò per rivolgere fredde e rapide parole al gigantesco ospite. «Spiegaci ora! Sei tu forse quel Beowulf che si è cimentato, come abbiamo sentito dire, con Breca, figlio di Beanstan, in una straordinaria gara nel mare, durante l'inverno?» Beowulf, che stava ridendo con i figli del re, alzò lo sguardo e scorse l'uomo che aveva parlato. Si teneva vicino al trono, con un'espressione amara, il volto rubizzo per il troppo vino, gli occhi accesi e un sorriso ironico. «Dunque, questa storia è giunta prima di me al popolo danese!» «Certo, una bella storia e l'abbiamo ascoltata tutti!» «Abbiamo saputo che i vostri amici e i nostri vi hanno pregato di guardarvi da simile follia, ma voi non avete dato retta e vi siete gettato nelle onde di una tempesta che stava avvicinandosi. Per 7 giorni e 7 notti, a quanto si dice, vi siete battuti l'un con l'altro, ma alla fine però la supremazia andò a Breca e voi non avete pensato, prima di venire qui come un gallo che canta nell'etamaio altrui, che Grendel poteva essere un avversario più forte e feroce di Breca, figlio di Beanstan?» Si fece un attimo di silenzio nel lungo salone. Nessun rumore, tranne il crepitio delle fiamme nei focolari e il rosicchiare di due cani intorno ad un osso. Allora Beowulf balzò in piedi, rovesciando il boccale di idromele, lasciando che il liquido gocciolasse negletto sul pavimento multicolore. Beowulf era un uomo pacifico, tardo ad adirarsi e pronto a dimenticare un'ingiuria. Così pacifico che da principio gli uomini lo avevano schernito, finché non avevano provato l'imprudenza di tale scherno. Ma egli poteva anche adirarsi, ed ora era veramente furioso. «Ah, così avete sentito la vecchia storia! Mi sembra però che l'abbiate ascoltata male, caro amico dal linguaggio volgare! Forse eravate troppo ubriaco per udire chiaramente! Si trattava di una follia, voi dite, una follia giovanile! Eravamo due ragazzi, Breca ed io, e mai siamo stati nemici! Ci vantavamo l'un l'altro di poter uccidere il maggior numero di trichechi senza approdare una sola volta! Dovevamo perciò offrire una prova della nostra vanteria. Ognuno di noi si imbarcò in una piccola barca e insieme salpammo per la strada della balena. Portavamo con noi le spade sguainate, uncini, lance per trichechi. Le spade però dovevano servirci soltanto in caso di necessità, non per usarle tra di noi. Per 5 giorni lungo la nostra rotta le barche si sono tenute affiancate. All'improvviso, dalla costa Lappone, si levò una violenta tempesta che separò le imbarcazioni. All'alba, mi trovo vicino alla riva e scopro anche i trichechi.
Mi si affollano tutti intorno fra i marosi e uno di essi, il più grosso, si avvicina alla barca. Lo trafiggo con la spada, ma senza ucciderlo, e durante la lotta, nel ribollire delle onde, la barca si capovolge. Avvinghiati l'uno all'altro, cominciamo a sprofondare nel mare gelato. E la spada allora mi è stata utile, perché alla fine sono riuscito ad uccidere l'animale e a riemergere con il cuore in gola alla luce del giorno. Tutti i trichechi mi si affollano ancora intorno e si avventano contro di me per lacerarmi con le loro candide zanne. Io stringo ancora la spada e finalmente riesco a tenermi a galla e ad approdare sulle coste della Finlandia, trascinando con me il corpo di 9 trichechi. Anche Breka, come ho saputo più tardi, aveva toccato la riva, ma in un punto lontano da me e senza aver trovato i trichechi. Perciò io, Beowulf, e non Breka, ho vinto la gara! Il giovane gettò indietro la testa come un cane lupo in un gesto di sfida e, ridendo con orgoglio, continuò: Io però non ho mai udito parlare di vostre grandi gesta, consigliere del re, che vi permettessero di dubitare delle mie. Se voi foste un uomo d'azione, non di chiacchiere, forse il vostro amato signore avrebbe già trovato un uomo coraggioso per liberarlo da quel demonio di Grendel. Uno scoppio di risa risuonò dagli affollati sedili. Il volto incavato di Hanfert diventò ancora più rosso di prima. Stava per lanciare qualche altra ingiuria, ma accorgendosi che tutti gli uomini di Heroth simpatizzavano per lo straniero, non gli restò che stringersi nelle spalle, sorridendo come se si fosse trattato soltanto di uno scherzo. Poi tornò a rannicchiarsi sul suo sgabello ai piedi del re. Beowulf, tranquillo, come se nulla fosse avvenuto, sedette di nuovo sul sedile, rialzò il calice di romele rovesciato e riprese a gustare le focacce d'orzo rimaste a metà. Il banchetto si protrasse. Gli uomini diventarono sempre più allegri. Il suonatore d'arpa si alzò per eseguire musica gradita al re. In quel momento si aprirono le tende di tessuto ricamato che mascheravano l'ingresso degli appartamenti femminili e sulla soglia apparve una dama circondata dalle sue ancelle. Alta nel vestito cremisi, aveva occhi e capelli scuri, cingeva sul capo un'aurea corona regale e in mano reggeva una grande coppa. Quella figura non apparteneva alla memoria giovanile di Beowulf. Si trattava infatti della seconda moglie del re, molto più giovane di lui. Beowulf, osservandola meglio, si accorse che era Wiltho, la regina. Al suo ingresso, sempre seguita dalla corte, venne accolta da un allegro saluto. Porse dapprima la coppa a Hrothgar, seduto sul trono, dicendo con voce chiara che giunse fino in fondo alla sala: «Anche noi, negli appartamenti femminili, abbiamo sentito parlare di valorosi uomini giunti dal mare per sedere a banchetto questa sera in Heroth. Ci è noto anche il coraggioso scopo del loro arrivo. Le nostre sofferenze ora finiranno certamente. Perciò, mio caro signore, bevi e rasserenati». Quando il re ebbe bevuto, la regina passò la coppa tra i guerrieri, geati e danesi, mentre una dama la seguiva con l'anfora di idromele per mescerne ancora quando era finito. Per ultimo, Wiltho la porse a Beowulf, seduto al posto d'onore fra i due principi. «Salute e gioia a te, Beowulf, figlio di Ecgtheow! Noi ti ringraziamo con tutto il cuore per essere venuto a portare il tuo valoroso aiuto!» Beowulf balzò in piedi, prese la coppa che la regina gli porgeva e rispose: «Non possiamo parlare di valore finché la battaglia non è finita, ma almeno questo posso promettere. Se non riusciamo a liberarvi dal mostro, non riporteremo a casa i nostri scudi». E rovesciando indietro la testa, beve fino all'ultima goccia della coppa della regina. Già le ombre si addensavano negli angoli del salone, la luce del giorno si affievoliva e sembrava che un'altra ombra si addensasse nel cuore degli uomini, un'ombra da troppo tempo nota ai danesi. Allora Hrothgar si alzò dal trono e chiamò Beowulf.
Sarà presto notte! E di nuovo, quando verrà, Heroth avrà la sua ora del terrore. Sei tu sempre deciso a tentare la disperata avventura? Non ho l'abitudine di mutare la mia decisione senza una ragione, e i miei compagni sono dello stesso parere, perché altrimenti non si sarebbero imbarcati con me dalla terra dei Geati. Bene, allora monta la guardia, e se trionfi nel combattimento riceverai ricompense quali nessun eroe ha ancora ottenuto da un re. Prego, Odino, che tu possa trovarti qui a reclamare il mio premio quando la luce sorgerà di nuovo dalle tenebre di questa notte. Poi il re uscì dalla porta segreta come un vecchio alto uomo, curvo sotto il peso della sua altezza, dirigendosi negli appartamenti dove la regina lo aveva già preceduto. Qua e là nel salone gli uomini si accomiatavano l'uno dall'altro, cercando i loro giacigli per la notte. I servi tiravano indietro i sedili e ammucchiavano i tavoli contro i muri. Poi stesero a terra materassi imbottiti di paglia e calde pelli di lupo come coperte per i 15 guerrieri. Quindi uscirono, abbandonando Heroth alla schiera dei Geati e a quella terribile ombra che già avanzava verso il castello nell'oscurità. «Sprangate le porte!» ordinò Beowulf quando si spense l'eco dell'ultimo passo dei servi. «Le porte non lo fermeranno, ma almeno ci avvertiranno del suo arrivo!» Eseguito l'ordine dai compagni, non v'era più nulla da fare. E poiché l'ultimo fuoco già languiva, i guerrieri si trattennero qualche minuto intorno al focolare, guardandosi a volte l'un l'altro, fissando a volte i tizzoni incandescenti senza parlare. Nessuno di loro nutriva molta speranza di rivedere la luce del giorno, eppure nessuno si pentiva di aver seguito il capo in quell'avventura. Uno ad uno i 14 uomini si sdraiarono armati, la spada al loro fianco. Beowulf invece si tolse la cotta di ferro e la porse, insieme alla spada e all'elmo, adorno di una testa di cinghiale, a Vegmund, suo congiunto, il più caro tra tutti i suoi compagni. Beowulf ben sapeva quanto fosse vano adoperare armi contro la razza degli spiriti maligni, perché tali creature vanno sopraffatte soltanto, seppure possibile, dalla forza di un uomo disarmato e dal suo ardente coraggio. Infine, si sdraiò anche lui, come se dovesse dormire. Quattro. Grendel. Nell'ora più cupa della notte primaverile, Grendel giunse ad Heroth, come già tante volte. Uscito dal suo covo, passò sulle alte brughiere, attraversò le nebbie che sembrava viaggiassero con lui sotto la pallida luna. Grendel, il predatore notturno, l'ombra della notte, giunse al portico anteriore e si annusò intorno e fiutò l'odore umano. Trovò anche sbarrata e sprangata quella porta che per tanto tempo era rimasta aperta per lui. Torcendosi dalla rabbia al pensiero che avessero osato impedirgli il passo, appoggiò le palme delle mani dagli aguzzi artigli contro le assi ed entrò con violenza. Al suo arrivo, il salone, per quanto immerso nelle tenebre, sembrò invaso da una mostruosa ombra, un'ombra della quale Beowulf, quasi balzando dal giaciglio e pur mantenendo una fredda calma, non scorgeva né forma e né profilo, tranne due occhi colmi di un'oscillante fiamma verdastra. La spaventosa luce cadaverica dei suoi stessi sguardi permise a Grendel di vedere i corpi degli uomini che sembravano addormentati, ma non si accorse che in mezzo a loro uno dei guerrieri stava appoggiato sul gomito. Ridendo sottovoce, il mostro si curvò per afferrare il giovane Honsho, il più vicino a lui. Prima che la sua vittima avesse avuto il tempo d'urlare, ne lacerò le membra e ne succhiò il sangue caldo.
Mentre l'urlo del giovane moribondo fluttuava ancora nell'aria, afferrò un altro corpo. Ma in quel momento la sua mano incontrò un ostacolo e si sentì ambraccata in una morsa quale mai finora aveva provata. Una morsa della forza di 30 uomini. Per la prima volta Grendel provò la sensazione della paura, di quella paura che così spesso aveva seminato negli altri, e si rese conto d'aver incontrato alla fine il suo avversario e forse il suo dominatore. Beowulf balzò dal giaciglio, lo avvinghiò nell'oscurità e un violento terrore dominò Grendel, il terrore della belva presa in una trappola. Non pensò più allora alla caccia agli uomini, ma soltanto a scuotere dal braccio quel terribile peso, a fuggire nella notte e nella solitudine. Ululava e urlava rabbiosamente, lottando per liberarsi. Beowulf strinse i denti, fece appello a tutte le sue forze e serrò la stretta delle mani finché sentì scricchiolare le ossa. Quei due esseri avvinghiati barcollavano, turbinavano su e giù nel salone. Tavoli e giacigli si spostavano con tremendo fracasso, quasi fossero trascinati da una parte e dall'altra, sparpagliando perfino gli ultimi tizzoni del focolare semispento. Gli stessi muri tremavano e scricchiolavano, come se le robuste travi fossero lì per spaccarsi. Intanto Grendel ringhiava, strideva, mentre Beowulf lottava senza parlare, respirando affannosamente. All'esterno, i danesi inorriditi ascoltavano quel tumulto che pareva mandare in pezzi tutto Eroth. Nel salone, i geati balzati dai giacigli avevano sguainato le spade, dimenticando la loro impotenza contro la razza dei mostri. Ma non osavano colpire nell'oscurità, appena rischiarata dai barlumi dei fiammeggianti occhi di Grendel, nel timore di uccidere il loro capo. Se poi uno di essi riusciva a tirare un fendente, la lama della spada scivolava sulla pelle stregata di Grendel, come se tutto il suo corpo fosse rivestito di scaglie. Quando infine il salone fu distrutto fino ai muri, il predatore notturno radunò tutte le sue forze in un ultimo disperato tentativo per liberarsi. Sebbene la morsa di Beowulf non cedesse, i due corpi si erano alla fine separati. Grendel, con un grido spaventoso, brancolò verso la porta, uscì, fuggì, temendo e gemendo nella notte, abbandonando la sua spalla e il suo braccio, lacerati fino alla radice dall'inesorabile stretta dell'eroe. Beowulf si lasciò cadere, affannato, sopra un sedile fracassato, e i suoi compagni gli si affollarono intorno, reggendo torce accese con i tizzoni del focolare, disseminati ormai su tutto il pavimento. A quella luce, tutti osservavano le membra lacerate che il capo teneva sulle ginocchia. Lo spirito maligno potrà vivere soltanto poche ore con simile ferita, mormorò uno dei guerrieri. E Vegmund ne convenne, osservando: è morto, senza dubbio, come se giacesse qui fra i sedili. In ogni modo, replicò Beowulf, Oncio è vendicato. Appendiamo questi brandelli di carne come trofeo, e quale prova che non ci siamo vantati inutilmente come svanisce il vento. Così trionfanti, gli uomini inchiodarono l'enorme braccio sanguinante su una trave del tetto, sopra il trono di Hrothgar. La pallida luce del giorno sfiorava già le brughiere, e prima ancora che quella grigia carne fosse sistemata al suo posto, i danesi tornarono in Eroth. Subito si accalcarono intorno a Beowulf, battendogli le mani, con voci allegre, sulle spalle lacerate e contuse dagli artigli, fissando, attoniti, l'enorme braccio e gli artigli della mano che sembravano sforzarsi ancora di strappare la trave del tetto. Molti guerrieri, chiesti i loro cavalli, seguirono le tracce di sangue lasciate da Grendel durante la fuga attraverso i campi e le brughiere. Giunsero così alla profonda insenatura dove si nascondeva il covo del mostro e si avvidero che le acque fluttuanti tra le rocce si intorbidivano e ribollivano di sangue. Gli altri guerrieri intanto preparavano il necessario per i festeggiamenti. I giovani lottavano fra di loro e facevano correre i loro cavalli, trascorrendo la giornata in divertimenti. Il suonatore d'arpa del re passeggiava solitario sotto i meli e preparava un inno in lode di Beowulf per il banchetto che quella notte non sarebbe finito all'alba.
giunsero finalmente dai loro appartamenti anche il re e la regina, circondati dai dignitari e dalle dame, per ascoltare il racconto della battaglia notturna e vedere il sanguinante trofeo inchiodato alla trave del muro. «Speravo di abbattere su un giaciglio il predatore notturno e di ucciderlo. Purtroppo ho fallito il colpo, perché nonostante la mia forza è riuscito a fuggire da Eroth. Come vedete, però, mi ha lasciato il suo braccio quale riscatto della sua carcassa. Penso in realtà che Grendel non possa sopravvivere con quella ferita». Hrothgar fissò a lungo il braccio in silenzio, poi volse il suo sguardo sul giovane guerriero e i suoi occhi brillarono come da molto tempo non brillavano più. «Credo anch'io che non possa sopravvivere. Io e il mio popolo abbiamo molto sofferto per colpa di Grendel. Ho pianto molti fedeli guerrieri da quando ho costruito Eroth, questo salone che doveva essere la nostra gioia. Ma ora la sofferenza è finita e il salone, mio re, vi procurerà una grande felicità». «Sì, ora sarà davvero la nostra gioia e per merito tuo. Possa tuo padre Ektaur rallegrarsi nel Valhalla per la fama che hai conquistato. Possa tua madre, se è ancora in vita, pregare Odino perché suo figlio, nato alla mia corte, mi sia amico e protettore nella vecchiaia». Hrothgar gettò allora le braccia al collo di Beowulf, quasi piangendo. «Da questo giorno e per sempre tu sarai per me un amato figlio, e nulla di quanto vorrei dare ai miei figli ti verrà negato se tu lo richiedi». I servi avevano cancellato intanto i segni della furiosa lotta svoltasi quella notte nel salone. Sparsero felce fresca intorno ai focolari e rimpiazzarono i tavoli e i sedili fracassati. Appesero ai muri nuove tende ricamate tolte dai cofani degli appartamenti femminili. E quei ricami a graziosi nodi e ad uccelli con la coda di serpente brillavano alla luce delle fiamme riattizzate. I servi prepararono rapidamente un banchetto quale mai si era visto nel passato in Eroth. Hrothgar fece sedere Beowulf vicino a lui sul trono, e nel salone danesi e geati sedettero fianco a fianco, bevendo allegramente nei grandi boccali in onore dell'eroe e divertendosi rumorosamente. Rimasero silenziosi soltanto per ascoltare l'inno di trionfo composto dal suonatore d'arpa quel giorno sotto gli alberi di mele. E quando la festa giunse al colmo, Hrothgar chiamò alcuni dei suoi cavalieri. «È giunto il momento di offrire i regali. Andate, amici miei, e portate qui i doni da me preparati per i valorosi geati che li hanno nobilmente meritati». Gli uomini si allontanarono e tornarono carichi sotto il peso di oggetti preziosi che deposero in un luccicante mucchio davanti al re. Hrothgar offrì a Beowulf un magnifico stendardo ricamato in oro, un elmo, una cotta di maglia metalliche, una coppa da idromele in oro cesellata con bizzarri disegni, una grande e pesante spada forgiata da una razza di nani molti secoli prima in oscure caverne nelle profondità della terra. Furono introdotti nel salone 8 splendidi cavalli e presentati al capo dei geati perché ne sfiorasse in segno di gradimento le superbe criniere. Il più bello di essi sfoggiava sulla groppa, bianca come la spuma del mare, la sella personale di Hrothgar, foderata d'oro, con ornamenti di corallo ed ambra gialla del Baltico. Il re offrì anche ai compagni di Beowulf una spada bella come quella del loro capo. 14 spade! E soffro che non vi sia la quindicesima. Ma una spada vale ben poco per un uomo morto. Perciò, nel ricordo del vostro oncio perito la scorsa notte, ti offro questo». E il re porse a Beowulf una borsa di armille in oro, pesata quel giorno. «Questo è il tributo in oro per un uomo coraggioso
per la sua famiglia che lo aspetta nella terra dei Geati, dove egli non farà mai più ritorno. Quando noi approderemo alle patrie spiagge verso il crepuscolo, l'oro e le parole del re giungeranno ai parenti di Onsho, affermò Beowulf. Ma pur avendo vendicato l'amico guerriero, il giovane soffriva nell'accettare l'oro e gli altri regali, poiché tornava in patria, ma aveva perso un amico. I cavalli scalpitavano ancora, scrollavano la testa e soffiavano verso i focolari quando si aprirono le tende dell'appartamento femminile, come la scorsa notte. E Wildo, la regina, avanzò solenne nel suo abito cremisi, cinta dal regale diadema e seguita dalle ancelle. Essa recava una coppa di idromele al suo re e signore, come aveva fatto prima, e gliela porse perché bevesse. «Hai offerto doni al tuo nuovo figlio, che terrai sempre caro. Ora è la mia volta. Ho portato i miei doni personali dagli appartamenti femminili». E volgendosi verso Beowulf, offrì una coppa anche a lui, dicendo: «Per quello che hai fatto per noi, possa tu vivere valoroso e amato fino alla fine dei tuoi giorni. I miei figli ora sono i tuoi fratelli. Sia anche tu un fratello e un amico per loro, in caso di necessità, perché non potrebbero trovarne un altro migliore in tutto il mondo». Allora la regina si volse verso le ancelle che la seguivano e tolse dalle loro mani due armille d'oro, degne di un nobile guerriero, una cotta in maglia di ferro così sottile che scendeva dalle sue mani in drappeggi quasi fosse di seta e brillava di un lucido argento come le squame di un salmone. Per ultimo, un collare di pietre preziose quali mai Beowulf aveva visto né sognato fino a quel momento. E porse tutti questi oggetti al capo dei Geati. «Beowulf, se mai un giorno dovessi accorgerti di averci dimenticati, indossa questa armatura, questi ornamenti, quali soccorrere la tua memoria». E la regina allora gli allacciò la collana al collo. E Beowulf sorrise. «Non avrò mai bisogno di così splendido gioiello per aiutarmi a ricordare gli amici trovati alla corte di Hrothgar». «Bene, perché penso che gli amici della corte di Hrothgar ti ricorderanno per molto tempo», replicò la regina. E poi, radunate le ancelle, passò calma e fiera, come era venuta, dietro le pesanti tende, avviandosi verso i suoi appartamenti. Il banchetto durò molto a lungo. Hrothgar stesso prese l'arpa dalle mani del bardo e cantò certe storie che i guerrieri cantavano abitualmente intorno al fuoco durante le lunghe veglie invernali al tempo della sua giovinezza. Fuori da Eroth già erano calate le tenebre, ma i guerrieri che si divertivano non temevano più le ombre. Ravvivavano il fuoco, passavano di mano in mano l'arpa e i boccali di idromele, finché sentirono il sonno calare sui loro occhi e capirono che l'ora era giunta di andare a dormire. Allora Hrothgar si alzò, augurando la buonanotte ai suoi cavalieri, e si ritirò nell'appartamento dove lo aspettava Wildo, la regina. Beowulf e i suoi compagni d'armi furono accompagnati ai giacigli per gli ospiti, preparati apposta in loro onore. E i cavalieri del re si sdraiarono in Eroth, ognuno con le armi al fianco e gli elmi rotondi di legno appesi al muro sopra la testa. Cinque. Torna il terrore. Ma per i guerrieri non era ancora giunto il tempo di dormire sereni nel salone del re. Grendel era fuggito attraverso la brughiera, mentre la sua vita fluiva dalla ferita mortale, cercando l'oscurità della tana come una belva che ha ricevuto il colpo mortale. Ma non sarebbe morto solo, appunto come una belva. Nell'orribile caverna dove abitava, la madre aspettava il suo ritorno. Era della stessa razza di Grendel, mostruosa, perversa, un'ombra della morte nelle tenebre. Ma possedeva la facoltà d'amare, ed essa amava suo figlio, ed era perciò più terribile di lui.
folle di dolore, come una lupa che si vede strappare i suoi cuccioli, avida di vendetta, al calar della notte seguì le orme sanguinanti fino alla soglia di Heroth. Si scagliò contro la porta e improvviso scoppiò all'interno uno spaventoso clamore. Gli uomini balzarono dal giaciglio, afferrarono le armi. Ma nessuna lama poteva uccidere la madre come non poteva ferire la pelle fatata del figlio. Non curante di quanto potessero fare contro di lei, l'ombra avanzò fluttuando con un urlo di trionfo e afferrò Aschere, al quale il re era affezionato più che a tutti gli altri suoi cavalieri, e con un balzo fuggì nella notte portandoselo via. Nel salone di Heroth, dove poco prima risuonavano armonie di arpe, si udirono adesso dei gemiti. Il re giunse appena avvertito e si fermò tra loro con la grigia barba arruffata dal sonno e pianse di dolore per il suo amico Aschere. Le lacrime scivolavano sulle profonde rughe dell'austero suo volto. Beowulf e i suoi compagni, stanchi dopo la lotta della notte precedente, dormivano profondamente senza sogni, né udirono alcun rumore, finché Beowulf si svegliò alle prime luci dell'alba. Aveva sentito una mano scuotergli le spalle e una voce gridargli all'orecchio di recarsi subito da Hrothgar. Il giovane gettò un mantello sul suo corpo nudo e insieme ai suoi compagni seguì il messaggero attraverso l'erba bagnata sotto gli alberi di mele. Trovò il re seduto sul trono. Non piangeva più, ma sembrava pietrificato. «Mio signore Hrothgar, che cosa è accaduto qui questa notte?» Il vecchio re guardava ritto davanti a sé. La sua voce suonava soffocata e dura. «Il demonio è tornato a Heroth!» «Quale demonio? Grendel non può essere davvero tornato! Quale demonio allora?» «Grendel? No, non Grendel. Ho sentito dire poco fa che i miei uomini hanno visto tra le nebbie delle brughiere non uno solo, ma due predatori della notte. Ed uno di essi aveva parvenze di donna. Pazzo sono stato! Tre volte pazzo e maledetto! Non ho prestato attenzione al racconto, ma ora so con certezza che il racconto era esatto. Aschere, il mio consigliere, il mio amico più intimo, è morto. Molte volte abbiamo combattuto fianco a fianco, spargendo nello stesso momento il nostro sangue, e poi abbiamo diviso il boccale di idromele. Ora è morto, ucciso dall'immonda consanguinea del mostro che tu hai ucciso. Beowulf si raddrizzò, si scosse di dosso le ultime nebbie del sonno che ancora lo offuscavano ed esclamò: «La mia forza è ancora la stessa, re Hrothgar, ed è ancora al vostro servizio!» Il volto impietrito dal re non mutò espressione, ma le sue mani strinsero più volte i braccioli scolpiti del trono. «Salvaci da questo nuovo orrore, Beowulf, come ci hai salvato dall'altro! Tu solo puoi riuscirvi! Anche se non ti sarà possibile risuscitare Aschere, che amavo come me stesso. Non lasciatevi vincere dal dolore, maestà. Meglio è vendicare un amico che piangerlo troppo. Noi tutti dobbiamo aspettare la fine dell'esistenza, e questa è la miglior sorte per un guerriero che abbia, al pari di Aschere, meritato molta fama in vita, quando il fato decide infine di stroncare il filo della sua esistenza. Pazientate ancora questo giorno, mio signore, e se non vendico il vostro amico, possa io non far più ritorno da voi!» Con queste parole pose le mani su quelle contratte del re e ne fissò il volto affranto. «Ascoltate e abbiate fiducia in me. La lupa non potrà sfuggirmi nelle viscere della terra, né nell'ardente cuore delle montagne e neppure nelle oscure profondità del mare!» Hrothgar sospirò profondamente e sembrò ritrovare le forze come se quelle parole fossero state un dono offertegli dal giovane eroe. I suoi occhi brillarono di nuovo. Si alzò lentamente in tutta la sua altezza e girò lo sguardo nel salone. «Sellate il mio cavallo e anche gli altri cavalli per Beowulf e per coloro che decidono di venire con noi. Ci rechiamo insieme al covo della lupa!» Beowulf si avviò verso le sue stanze
e prima ancora che i cavalli fossero pronti, già ritornava armato, con la cotta sottile come le scaglie di un salmone, l'elmo aderente, la spada stretta in pugno. Il sole non era ancora sorto luminoso dal ciglio delle colline, quando Beowulf e Hrothgar, seguite da una schiera di geati e di danesi, si incamminarono a marcia forzata attraverso le desolate paludi della brughiera, seguendo le tracce sanguinanti di Grendel che conducevano alla riva del mare. La costa lontana dal fiordo, con il greto ciottoloso, dove la nave dei geati riposava al riparo di una barriera di rami, si presentava molto diversa. Una piccola baia tra due promontori scoscesi si apriva verso il mare aperto con uno stretto passaggio. Lungo il basamento delle scogliere, sopra le rocce in pendio, animali marini si scaldavano al sole di mezzogiorno. Altre rocce apparivano frastagliate e quasi fornite di zanne, come se fossero esse stesse mostri marini. Le onde, spinte dal mare aperto in quello spazio prigioniero, ribollivano e si accavallavano come in una caldaia. Verso terra, alla fine di quell'orrido paesaggio, un torrente che scendeva dalle alte brughiere aveva scavato, col volger del tempo, una profonda gola. La sovrastava un groviglio di alberi disseccati, arsi dalla salsedine. Grigi licheni cadevano goccia a goccia, si sarebbe detto, nel grigio velo della cascata e nella schiuma che rimbalzava dalle onde agitate. Un luogo di funesti presagi. Un luogo spaventoso, del quale si raccontavano strane storie. Storie di gigantesche figure appena intraviste nella foschia marina, di curiosi echi, di bizzarre luci che brillavano sotto l'acqua, di tempeste che si scatenavano da luoghi misteriosi, di insolite maree che si formavano qui, mentre altrove lungo le coste venti e maree erano normali. Si diceva che animali terrestri fuggissero quel luogo e che se un cervo, inseguito dai cani, veniva spinto sul bordo del torrente, si rigirava sull'argine e moriva piuttosto che gettarsi nell'acqua e salvarsi a nuoto. In tale luogo la scia di sangue di Grendel condusse i guerrieri geati e danesi e lì, sulla roccia sovrastante, trovarono la testa di Askere abbandonata, simile a un topo minuscolo che un immenso gatto avesse lasciato cadere dalle fauci. La madre di Grendel l'aveva stroncata prima di rituffarsi nella sua tana. Scesi da cavallo, i cavalieri si riunirono in silenzio. Hrothgar si inginocchiò davanti all'ultima, spaventosa reliquia del suo fratello d'armi. Poi, con mani lievi come quelle di una donna, riassestò i capelli arruffati e imbevuti di sangue. Ma senza pronunciare una parola, perché ogni parola sarebbe stata vana, poco dopo si alzò e disse ai dignitari che lo circondavano: «Legate i cavalli di qui! Andremo a piedi!» Uno dopo l'altro, seguendo il vecchio re e il giovane eroe, i guerrieri si lasciarono cadere sul margine, nell'oscurità, e iniziarono la lunga discesa tra le rocce e gli alberi imputriditi dell'orrida gola ai piedi della scogliera. Appena giunti, sembrò loro che li avvolgessero fredde tenebre e ombre più grandi di quelle che gettava il promontorio. Ombre sempre più gelide, sempre più mortali ad ogni loro passo. Si sentirono depressi. Finalmente la gola si allargò, il torrente precipitò sopra uno scoglio e si immerse mescolandosi alle acque spumeggianti della baia. I guerrieri ne seguirono il corso e giunsero a tastoni da un mondo d'alberi ad un mondo di rocce sferzate dagli spruzzi. Sulle sporgenze rocciose enormi trichechi dalle lunghe zanne stavano scaldandosi al sole. Un altro pericolo da affrontare. Tra le rocce, l'acqua appariva torbida di un rosso cupo, come per gocce di sangue affiorate dalle profondità. Il fragore dell'acqua rimbombava nelle orecchie dei guerrieri, ma dietro quel rumore essi percepivano un immenso silenzio nelle lontane profondità, sotto all'agitazione e al tumulto della superficie marina. Nessun uccello strideva in quei luoghi e il silenzio, come l'ombra, li opprimeva. Uno dei danesi aveva portato con sé un corno da caccia. In un gesto di sfida ne accostò l'imboccatura d'argento alle labbra per far risuonare nell'oscura gola e nelle tenebre degli alberi un ansioso squillo bellico.
L'eco molteplice rimbalzava da un punto all'altro lungo la scogliera, spezzandosi sulle rocce a picco. Gli animali marini, svegliatisi a quel frastuono, si tuffarono nell'acqua con strepiti e muggiti. Beowulf afferrò un arco dalle mani del geata più vicino. «Una freccia, Skaef! Presto, una freccia!» gridò. E quando l'ebbe, la incoccò sulla corda dell'arco e la fece partire veloce. La freccia filò in mezzo al gregge, piantandosi, vibrando, nel collo di un grosso tricheco. I guerrieri cominciarono a gridare e alcuni di essi si inerpicarono tra le rocce viscide di erbacce. Una dozzina di fiocine e di affilati arpioni avevano intanto trafitto il corpo dell'animale che lottava selvaggiamente. Poi fu trascinato alla riva e ucciso con un colpo sulla nuca, inferto da un pesante scudo. I geati e i danesi si affollarono per un minuto ad osservare meravigliati quel grosso esemplare che avrebbe fruttato molto avorio per le sue zanne. Ma essi non erano giunti fino a quelle rocce per cacciare trichechi e subito si distolsero dalla fortuna che si era presentata. Beowulf non aveva bisogno di prepararsi. Indossava già la cotta di maglie, l'elmo a forma di cinghiale calcato fino alle sopracciglia e brandiva la spada, non quella però che faceva parte dei doni del re, ma la sua personale. La spada impugnata in tanti combattimenti per mare e per terra e che si adattava alla sua presa come se la mano e l'elsa fossero fatto l'una per l'altra. Non avrebbe usato, tuttavia, la sua spada per la lotta che lo aspettava. All'ultimo momento, infatti, Humfert, il consigliere del re, il maligno, il collerico, trasse la sua spada dal fodero di pelle di lupo e, fattosi largo con le spalle tra gli altri uomini, venne a cacciarla, quasi con ira, tra le mani di Beowulf. «Ecco, prendi la mia spada! Si chiama Runting! La sua lama è stata temprata in una miscela di erbe velenose e indurita nel sangue di una battaglia. È potente e fino ad ora non ha mai tradito in combattimento il suo padrone!» Lo sguardo di Beowulf passò più volte dal viso del consigliere alla grigia lama che gli stringeva nella mano. Quell'uomo, due notti prima, lo aveva insultato. Ma il giovane sapeva che Humfert ora si era pentito del suo gesto e questo gli bastò. Passò la sua spada al più vicino dei geati e afferrò quella che l'araldo gli porgeva con un lieve sorriso nello sguardo cupo e ardente. «Ti ringrazio, amico, per il prestito. Con Runting, o mai più, te lo assicuro, vincerò questa donna lupo del mare!» Poi si volse al re dei danesi. «Hrodgar, re dei danesi, ora mi avvio e qualsiasi avventura mi possa accadere sarà secondo quello che decide il fato. Se non dovessi tornare, ti prego di offrire i doni da me ricevuti a Igelac, il mio beneamato signore. Tutti i doni, tranne la spada, che darete con il vostro permesso a Humfert, il vostro araldo, come regalo di un amico per sostituire la sua, che sarà perita con me.» A lungo il giovane sostò con la spada di Humfert stretta contro le ginocchia a guardare lontano la luce del sole che spruzzava d'oro le alte cime del promontorio sullo sfondo azzurro chiaro del mare, domandandosi se ancora una volta avrebbe sentito oscillare sotto i piedi il ponte della sua nave. Guardò l'un dopo l'altro i suoi compagni commossi, domandandosi se li vedesse per l'ultima volta. «Aspettatemi qui!» ordinò. Si allontanò da loro e, tenendo alta sulla testa la grande spada, si gettò nella spuma dei marosi. Sei. La strega marina. Sempre più giù sprofondava Beowulf nella gelida, mobile profondità. Sempre più giù, e gli sembrava che fosse trascorso un intero giorno. Animali dalle aguzze zanne si avventavano da ogni lato contro di lui, tentando di dilaniarlo, e mentre il giovane affondava, li scacciava a colpi di stoccate della grande spada Runting. Finalmente toccò il fondo del mare e subito un nemico ben più terribile si gettò su di lui. La strega marina gli avvinghiò il corpo con le braccia, lo strinse convulsamente con gli artigli terribili come quelli di suo figlio. Beowulf si sentiva trascinato nelle oscure profondità, stretto nello spaventoso abbraccio.
Poi, sempre aggrovigliati, si immersero nell'apertura di una caverna. Su e su e su si trovarono in un'ampia grotta sotto la linea della marea. I piedi toccavano un bianco strato di sabbia. Frecce diafane di luce solare cadevano da qualche pertugio al sommo della scogliera. Con uno strappo, Beowulf si liberò della morsa e, balzando libero, calò un fendente con la spada Hrunting sulla testa della strega. Un soffio vibrò nella caverna, ma per la prima volta da quando era stata forgiata, la lama si rifiutò di ferire e un attimo dopo la strega si avventò ancora sul guerriero. Questi inciampò per l'irruenza dell'attacco e la strega lo gettò a terra, buttandosi con il corpo sopra di lui, colpendolo ripetutamente al petto con un pugnale dalla larga lama. Quando non le riusciva di perforare la cotta di maglia, lo dilaniava con gli artigli e lo azzannava, proprio come se fosse una lupa. Il giovane scorgeva, dietro le labbra ringhiose, le zanne aguzze e gli occhi brillavano di un cupo fuoco tra i capelli scarmigliati. Ma la cotta di maglia, dono della regina, opponeva ancora resistenza alla strega. Così, radunando le sue forze, Beowulf si sbarazzò una seconda volta di lei e, scattando, riuscì a sferrarle un colpo che avrebbe dovuto staccarle la testa dal busto. Ma di nuovo, la pelle fatata della strega deviò il colpo. Allora l'eroe gettò via l'inutile arma, gridando: «Avanza dunque! Le mie mani nude mi serviranno come già mi hanno servito nel salone di Hrothgar!» E si gettò avanti, pronto al prossimo attacco. Lì, sull'argentea sabbia, nel fragore del mare che risuonava intorno a loro come l'eco di un'immensa conchiglia, egli strinse a sé la strega con un braccio, mentre con l'altro tentava di ostacolare il colpo della daga. La strega, a sua volta, si sforzava di dilaniarlo con gli artigli e di colpirlo al cuore. Stretti in un viluppo, l'uomo e la lupa si muovevano su e giù barcollando, roteando, come aveva fatto il guerriero con Grendel due notti prima, nell'oscurità del salone di Hrothgar. La lotta fu lunga e aspra, ma la strega del mare possedeva una forza ignota a suo figlio e che Beowulf non poteva domare. Avrebbe avuto bisogno di un'arma e mentre lottava ne cercava una, disperato, guardandosi intorno. Sparse sulle pareti rocciose stavano appese antiche armi. Tra esse brillava alla luce che cadeva dall'alto un'enorme spada forgiata da un nano per qualche gigante del tempo passato. La lama, infatti, era così lunga e l'impugnatura così grossa che nessun essere umano, tranne Beowulf, avrebbe potuto impugnarla. Nel vederla, il cuore del giovane palpitò di nuova speranza. Riprese forza, sviò abilmente l'assalto della strega, poi si scostò da un lato e con un salto riuscì a ghermire la spada. Serrò la mano sull'elsa con un grido trionfante di guerra. Si girò e calò la spada sulla strega in un abbagliante attacco di fuoco. La lama recise capelli, pelle, ossa e la madre di Grendel si afflosciò senza un gemito, la spaventosa testa stroncata dal corpo. Ansante per la lotta, Beowulf sostò un attimo, girò lo sguardo intorno, sempre stringendo la magica spada grondante sangue. La luce che filtrava dal mondo sovrastante gli permise di scorgere il gigantesco corpo di Grendel, disteso morto. Allora gli si avvicinò, attraversando il tappeto di sabbia macchiato e calpestato. Qui, finalmente, almeno gli sembrava, avrebbe potuto trafiggere la pelle e la carne di Grendel con una spada adatta. Sollevando ancora una volta quel mostro, con uno strenuo sforzo colpì separatamente l'odiosa testa, il disgustoso corpo. Il sangue fluì nell'acqua in un cupo fiotto purpureo che il mare risucchiò attraverso l'apertura della caverna. Mentre Beowulf seguitava a fissare il cadavere del mostro, il sangue denso e scuro che gocciolava sulla spada cominciò a corroderne la lama e a scioglierla come si liquefa il ghiaccio al calore della fiamma. Alla fine rimase soltanto la mirabile impugnatura in oro cesellato stretta nella mano del guerriero.
Questi allora si curvò, insinuò la mano libera nella chioma serpentina della testa mozza e, stringendo sempre l'impugnatura, con l'altra mano scivolò fuori dalla caverna e attraversò l'acqua, ora limpida e brillante, e riemerse trionfante su verso la lontana luce del sole. I geati e i danesi nel frattempo avevano atteso tutta la giornata, che era sembrata tanto lunga, sorvegliando dall'alto delle rocce abbandonate dai trichechi. Quando il sole volse al tramonto, scorsero affiorare dalle profondità marine una larga macchia di sangue, come fosse rigettata dalla piccola baia. Si affollarono sul ciglio ed esterrefatti fissarono lo sguardo verso il basso. Ma quella visione sconvolgeva il loro coraggio. I minuti passavano senza che nessun segno di Beowulf arrivasse. E la speranza, alla quale si erano aggrappati tutto il giorno, si affievolì e si spense come svaniva la rossa macchia trascinata dalle onde verso il mare. Finalmente, Hrothgar si mosse con un sospiro di dolore. «È finita!» «Non rivedremo mai più Beowulf, che era un figlio per me!» E si volse verso l'oscurità, dura come una roccia sotto gli alberi, là dove spumeggiava la cascata del torrente. «Venite! Non v'è nulla da guadagnare ad attendere in questo luogo!» Allora, desolati come guerrieri sbandati da una disfatta, i cavalieri seguirono il re che si accingeva alla lunga salita. Fedeli al loro capo, che aveva ordinato di aspettarlo, i geati di Beowulf non si mossero, sebbene fossero disperati quasi come i guerrieri di Hrothgar. Il fragore delle onde aveva appena inghiottito il brusio degli ultimi passi dei danesi, quando Vegmund, balzato in piedi, accennò gridando: «Guardate, guardate l'acqua! È chiara e cristallina!» Subito i guerrieri si avviarono scivolando e inciampando verso l'estremità delle rocce, viscide di erbacce, gridando e facendo fuggire a nuoto grossi trichechi, finché videro, attraverso l'acqua limpida, come un verde cristallo, la figura di Beowulf tanto atteso. Molte braccia si tesero con impeto per aiutarlo sulla riva, mentre egli riaffiorava alla superficie, scrollandosi la spuma dalle spalle. Finalmente si trovò tra loro, sdraiato su una roccia, esausto, respirando avidamente l'aria fresca come un corridore alla fine di una lunga gara, ma vinta. I suoi fedeli, intanto, stretti intorno a lui, lo liberavano dall'elmo e fissavano, attoniti e meravigliati, la testa cieca e arruffata del mostro gettata a terra e la grossa impugnatura della spada che Beowulf stringeva ancora nella mano. «È gioia rivedervi, amici miei! Dove si trova Hrothgar con i suoi cavalieri? Hanno forse trovato troppo lunga l'attesa?» «Quando hanno visto l'onda di sangue che ribolliva in basso», gli rispose Vegmund inginocchiandosi al suo fianco, «hanno pensato con dolore che fosse inutile aspettarti!» «Si trattava del sangue della strega, sgorgato quando le ho tagliato la testa dal corpo che giace ancora laggiù!» «E voi? Non avete visto anche voi l'onda sanguigna?» «Certo, l'abbiamo vista!» «E non avete perso la speranza?» Vegmund abbassò la testa bisbigliando. «La speranza era davvero esile come un soffio, Beowulf. Ma noi formavamo ancora il vostro equipaggio, eravamo i vostri uomini fedeli. Perciò siete rimasti», osservò Beowulf, ed improvviso scoppiò in una grande risata simile ad un trionfante squillo di guerra e, alzandosi, tese le braccia verso di loro. «Questo è bello! Ora bisogna prendere 4 lance per portare a Hrothgar la testa del mostro!» Così, con la testa di Grendel issata sulla punta di 4 lance, i guerrieri volsero verso la gola del torrente che sovrastava le alte brughiere e, lasciando alle loro spalle la piccola baia, libera finalmente dal mostro, si avviarono per il loro trionfale ritorno verso il villaggio. VII. Il viaggio di ritorno.
Il sole volgeva rapido, al tramonto, quando i guerrieri, attraversato i campi, giunsero ad Eroth. Le loro ombre si allungavano sui lati della strada, sull'orzo tenero. Le dorate corna di cervo, alte sul frontone del castello del re, captavano in vampe ardenti le ultime luci del tramonto, come un ramo dalle molteplici fiamme biforcute. La popolazione accorse per vederli passare, ma la schiera proseguì direttamente a grandi passi verso il castello del re e il salone, per deporre la irsuta testa del mostro ai piedi di Hrothgar, seduto, con espressione addolorata, sul trono. «Scuotiti e sii felice, Hrothgar, re dei danesi! Guarda la spoglia marina che ti abbiamo portato!» Ma Hrothgar, curvo sul trono, già osservava, come se null'altro al mondo vi fosse da osservare, la testa mozza di Grendel, gettata ai suoi piedi tra i cuscini. Poi alzò il capo e fissò Beowulf e i geati trionfanti che si tenevano dietro di lui. «Mai avrei creduto di rivederti in questo salone, Beowulf, figlio di Ektao! Anche la madre è morta, quindi?» «Anche la madre, mio re! Ma come trofeo ho potuto portare soltanto una testa! Una testa e la spada con la quale l'ho decapitata! Ma vedi, ne è rimasta la sola impugnatura! Il sangue del mostro ha fatto sciogliere la lama come ghiaccio alla fiamma!» Così dicendo, Beowulf porse al re la grossa impugnatura d'oro cesellato con un disegno di aggrovigliati serpenti. Hrothgar l'afferrò, ammirandola meravigliato. Infine alzò gli occhi e mormorò: «Quale aspra lotta deve essere stata la tua, e quali meraviglie per noi! Ma raccontami ora quanto è avvenuto da quando ti sei tuffato nelle onde per raggiungere il covo del predatore notturno!» Allora, ritto e fiero davanti al re, seduto, Beowulf, stringendo l'antica impugnatura, narrò la sua battaglia con la strega marina, trasformando il racconto in una specie di canto trionfale. Quando Beowulf ebbe finito di narrare, Hrothgar si alzò e abbracciò il giovane eroe e non trovava parole, perché Askere era stato degnamente vendicato e perché nel futuro gli uomini avrebbero potuto dormire pacifici nel salone di Eroth il Cervo. Quella notte, geati e danesi sedettero insieme a banchetto come la notte precedente. Vennero offerti alcuni doni a Beowulf e ai suoi compagni, circolarono i boccali di idromele. Il bardo del re ridestò melodie dall'arpa e le fiamme si alzarono veementi. Quando poi giunse la notte, gli uomini smisero di bere e di cantare e insieme, geati e danesi, si addormentarono tranquilli in Eroth finché le prime luci dell'alba avanzarono furtive attraverso le alte brughiere e cantarono i galli. Con la luce del sole, il villaggio riprese ad occuparsi del nuovo giorno e Beowulf si recò nell'appartamento del re. «Ho assolto il mio compito. Eroth sarà al sicuro nell'avvenire ed io ora devo tornare da Igalak, mio re e signore. Mi addolora perderti, ma tu devi tornare alla corte del tuo signore e presso la tua gente». E così detto, il re si alzò dal sedile coperto di pelli di lupo, strinse Beowulf tra le braccia e lo fissò intensamente. «Credo che nel tuo lungo avvenire sarai sempre un simile guerriero e un simile difensore per il tuo popolo, se mai dovesse averne bisogno. Sarà come il fato decreterà, ma voi mi avete trattato come un figlio. Ed io vi assicuro che se mai aveste bisogno di me per una minaccia di guerra o per altra ragione, dovreste soltanto chiamarmi e io arriverei con un migliaio di guerrieri». Allora Hrothgar chinò il capo, piangendo, sulla spalla del giovane e i due uomini giurarono eterna amicizia tra i geati e i danesi. Sputarono in terra e si strinsero la mano da uomini che suggellano un patto. Beowulf radunò quindi i suoi compagni, si congedarono e ancora una volta si avviarono lungo la strada lastricata verso la costa.
Alcuni di essi montavano i cavalli regalati dal re al loro capo. Altri procedevano a piedi, carichi di gioielli d'oro e di belle armi, e le loro corazze ancora una volta risuonavano ad ogni movimento. Era presto quando, scortati da una folta schiera di danesi, giunsero al limite della brughiera e in basso all'inizio del fiordo, dove il loro vascello si trovava al sicuro sul greto ciottoloso. Il guardiano a cavallo gli stava vicino come se mai se ne fosse allontanato. Beowulf gli regalò una spada con l'elsa adorna di fili d'oro, simile ad un'altra donata ad Anferd. Poi, aiutati dai danesi, i geati piazzarono i rulli sotto la chiglia e, gridando e incitando, fecero scivolare la piccola nave nella spuma del mare. La sentivano diventare leggera, galleggiare e risvegliarsi, sollevata dalla spinta dell'acqua. I guerrieri imbarcarono i cavalli e li sistemarono con gli oggetti del tesoro nella stiva del vascello sotto l'albero maestro. Saltarono poi a bordo e appesero lungo i parapetti gli scudi rotondi di legno. Poi corsero ai remi. Beowulf si pose al timone di guida, fece girare la nave volgendo verso il mare aperto la prua a testa di drago. Le voci di commiato bene auguranti si affievolirono a poppa e poi si spensero nello stridio dei gabbiani. Ben presto, mentre la nave doppiava gli altri promontori all'imboccatura del fiordo, si presentò a loro il mare aperto. Il vento soffiò a gonfiare la vela striata e a far salpare il vascello sulla rotta di ritorno verso la terra geata. Due giorni dopo, la sentinella di Igelac, trovandosi a cavallo sulla scogliera, vide, come aveva visto quella di Hrothgar, un lungo vascello che navigava veloce verso terra. Non era però un vascello straniero e stava già sorvegliandolo, quando ad un segno da bordo l'uomo gridò di gioia e, tallonando più volte il fianco del cavallo, lo incitò al galoppo verso il basso, sotto il castello di Igelac, gridando ad alta voce la notizia a tutti quelli che passavano sulla strada. Così, quando Beowulf e i suoi compagni d'armi spinsero la chiglia sulla riva, trovarono in attesa una folla di compatrioti felici, pronti a salutarli e ad offrire il loro aiuto, mentre i guerrieri appoggiavano le spalle ai fianchi del vascello e lo facevano scivolare sul pendio della riva, pronti anche ad aiutarli nel trasporto del tesoro al castello del re. La notte trascorse in lieti festeggiamenti nel regale salone dei geati. Hird, la regina, servì l'idromele per il ritorno degli eroi. Beowulf, invocato ad alta voce perché raccontasse le vicende vissute dalla sua partenza per la Danimarca, si alzò dal sedile e, gettata indietro con forza la testa, cantò il suo poema trionfale sulla morte di Grendel e della madre. Finita la storia, il giovane fece portare i tesori da lui conquistati e li offrì al re suo signore, alla regina, agli amici e a tutto il popolo. Per sé conservò soltanto la prima spada regalatagli da Hrothgar e il cavallo bardato con la sella del re. Poi, come si raccoglie un vestito liso e abituale, riprese il suo posto di capo tra i guerrieri e i difensori di Igelac. Otto. Il tesoro del drago di fuoco. Gli anni erano trascorsi, e altri ancora, portando al loro passaggio grandi mutamenti nei due regni. In Danimarca, Hrothgar era morto e sepolto. Suo figlio, Hrethric, gli era succeduto. Igelac era perito in una spedizione contro i Frisi. Beowulf, ancora capo dei suoi guerrieri, dopo aver vendicato con onore il re e a sua volta ferito in modo grave, si era aperto un varco con la forza verso la riva e il vascello ormeggiato, riuscendo così a sfuggire per recare alla regina la ferale notizia. Heardred, il figlio del re, ancora un ragazzo, era troppo giovane per governare saggiamente il suo popolo in pace e in guerra.
La regina, perciò, radunati i consiglieri e i principali condottieri del paese, aveva offerto a Beowulf, con il consenso dei dignitari, il collare d'oro del sovrano potere. Beowulf, però, fedele al suo re, non poteva pronunciarsi. Perciò Heardred, per quanto giovane, venne innalzato al trono, affiancato dal suo potente cugino in veste di consigliere e difensore. Ahimè, nulla di tutto ciò aveva giovato al trono. Heardred, pure nel suo giovane coraggio, cadde durante una battaglia come era caduto suo padre. Beowulf allora si decise ad accettare il regno che gli veniva di nuovo offerto, ma lo accettò con rammarico, poiché era il più prossimo parente legittimo. L'eroe governò a lungo, gloriosamente, e resse il suo popolo con la forza e la sicurezza come aveva saputo reggere la sua grande spada. Per 50 autunni volarono verso il sud le anatre selvatiche, per 50 primavere spuntarono i germogli delle betulle. E il giovane guerriero seguitava ad affondare navi da guerra, mentre la terra dei Geati prosperava in tutti quegli anni come mai era avvenuto. Ma trascorso il 50° anno, una calamità si abbatté sul paese. E questo fu il principio. Molti secoli prima, una famiglia di potenti guerrieri aveva accumulato per eredità o per bottini di guerra un immenso tesoro. Coppe in oro, elmi a forma di cinghiale, braccialetti da nobili, collane da regine, antiche spade, armature forgiate con formule magiche, molto tempo prima da una razza di nani. Una lunga guerra, molte battaglie avevano annientato tutti i membri della famiglia, tranne uno. E questi, rimasto solo e preoccupato per il destino di quei preziosi oggetti, ammassati con tanta gioia dai suoi familiari, aveva apprestato, pensando alla sua morte, un rifugio segreto in una caverna sotterranea, chiamata il Promontorio della Balena. A poco vi aveva trasportato tutti i suoi tesori, li aveva nascosti all'interno, sotto il fragoroso mare, e aveva composto per essi un inno funebre come se fossero stati guerrieri uccisi, rimpiangendo i cavalieri che mai più avrebbero bevuto in quelle auree coppe, né brandito le forti spade, rimpiangendo i focolari spenti, le arpe mute, i saloni abbandonati a volpi e cani. Quando egli morì, il tesoro dimenticato rimase ignoto sotto il fianco della collina e lenti fluirono i secoli. Fino a quando un drago di fuoco, andando in cerca di una tana fra le rocce, trovò il tesoro e, trovatolo, lo considerò come di sua proprietà. Gli piacevano molto quei pugnali adorni di gemme, quelle coppe di oro cesellato. Li avvolse perciò nelle sue viscide spire e rimase a covarli per 300 anni. Ma trascorso questo tempo, un uomo che aveva offeso il suo capo e stava sfuggendo alla sua vendetta trovò anch'egli l'apertura nascosta tra le rocce, vide il drago e scoprì il tesoro. Durante questi 3 secoli, però, il drago era cresciuto lentamente fino a diventare lungo, dal muso alla punta della coda, 10 volte di più di un uomo di alta statura. Non abbastanza lungo, tuttavia, da avvolgere del tutto il tesoro. Tra il muso e la punta della coda si apriva una breccia abbastanza larga per lasciar passare un uomo. Il fuggiasco scorse il fulgore aureo del mucchio e a quella visione la testa gli girò, ma subito gli parve di aver trovato un mezzo per uscire dalla sua disperata situazione. Insinuandosi tra il muso e la coda del drago addormentato, afferrò una coppa d'oro, una grande coppa che brillava al sole, con la quale avrebbe potuto placare l'ira del condottiero. Stringendola al petto, fuggì di dove era venuto. In quel momento il drago di fuoco si svegliò e si accorse di essere stato derubato. Alla cieca, furioso e addolorato, annusò il suo caro tesoro e dall'odore si rese conto che un uomo era entrato nel covo. Uscì strisciando, si aggirò intorno all'apertura della grotta tra le rocce e trovò le impronte umane. Al crepuscolo aprì le grandi ali e volò via in cerca del ladro. Una notte dopo l'altra, da quando era volato fuori, colmo d'odio, alla ricerca non soltanto del ladro, ma anche del mezzo per vendicarsi di tutti gli uomini, poiché un essere umano lo aveva derubato, volò ovunque, da una costa all'altra della terra dei Geati, avvolto nel suo ardente fiato come in un velo di fiamme. Soffiando con rabbia, carbonizzò tutto: uomini, case, alberi, bestiame, perfino il castello del re.
Ad ogni sorgere del sole, quando il drago tornava alla tana, lasciava la traccia nera e fumante del suo volo notturno sulla terra. Beowulf era ormai vecchio, canuto guerriero, lui che era stato biondo, ma sempre guerriero. Inoltre era il re e a lui, come ultima risorsa, spettava il dovere e il privilegio di morire per la vita del suo popolo. Così si preparò per la battaglia, come tante altre volte nel passato. Si rendeva conto che non avrebbe più potuto avvinghiare il drago come in gioventù aveva avvinghiato Grendel, il predatore notturno. Ora egli non doveva lottare soltanto contro la forza, ma anche contro il fuoco. Né poteva essergli utile l'abituale armatura, perché quanto tempo resista alla fiamma uno scudo di legno. Mandò dunque a chiamare Wallsmith perché si recasse nella sua camera da letto, ora che il salone era diventato come una conchiglia bruciata, e gli disse: «Forgiami uno scudo di ferro che possa resistere al fuoco e affrettati nel tuo lavoro, perché il popolo non può sopportare simili desolate notti». Poi scelse 12 cavalieri della sua guardia del corpo, tra i quali Wiglaf, nipote di quel Vegmund che aveva navigato con lui verso la Danimarca 50 anni prima, e ordinò loro di prepararsi per accompagnarlo. Nella compagnia si trovava anche un 13° uomo, il condottiero per il quale era stata rubata la coppa, che era venuto a sapere del furto e aveva consegnato il ladro a Beowulf. Questi gli aveva detto con terribile calma: «Tu e soltanto tu, fra tutti gli uomini ancora vivi, conosci il luogo dove si trova la tana del terrore che vola di notte. Se ci guidi a quella tana, forse potrai vivere ancora. La tua sorte non sarà migliore né peggiore di quella dei compagni che mi seguono. Ma se tu non sei capace di condurci esattamente alla tana, potresti sfuggire al drago, ma non sfuggiresti a me». La mattina seguente il re indossò la grigia armatura, inguainò al fianco l'antica spada, sua compagna in ogni lotta, da quando Hrothgar gliel'aveva donata. Prese poi il pesante scudo di ferro, ancora caldo dell'incudine, e invitando gli altri cavalieri a seguirlo, si avviò a cavallo con i 12 cavalieri scelti verso la sua ultima avventura. Occorrevano 2 giorni di marcia per giungere dal villaggio reale alla tana sotto al promontorio della balena. Ma gli uomini si affrettarono con disperata rapidità, notte e giorno. La mattina seguente, lasciati i cavalli stanchi sotto gli alberi, continuarono a camminare lungo il crinale boscoso, e ad un tratto scorsero in basso quella che una volta era stata una bella, ridente valle. In un pendio da una parte tra le scogliere e dall'altra in ripido clivo verso le alte brughiere, dove le api ronzavano tra i violacei fiori dell'erica. Guardarono e la trovarono bruciata, deserta, paesaggio di disperazione, ingombra di ceppi di alberi carbonizzati. Sul lontano fianco della valle il tappeto erboso del promontorio si sollevava obliquo e cacciava fuori la grossa testa sul mare. Contro il fianco del promontorio della balena il terreno appariva disordinato e frastagliato in basse scogliere, in massi rocciosi che affioravano dal suolo, avvolti in un leggero fumo. Il ladro si fermò dove gli alberi finivano e, tremando, accennò: «Laggiù, dove il fumo si solleva in spirali tra le rocce, si trova il covo dove abita il drago di fuoco e vi custodisce il tesoro. Vi ho condotti adesso dove mi avete ordinato. Ora non potete più aver bisogno di un tipo come me. Siate pietoso come siete potente, mio signore Beowulf, lasciatemi andare!» Beowulf gli gettò un'occhiata di disprezzo. «Come hai ben detto, non ho più bisogno di un tipo come te. Va dove vuoi allora. Hai fatto la tua parte». Appena l'uomo si fu affrettato verso i boschi, Beowulf sedette su un tronco d'albero caduto per riposarsi e riprender forza. Teneva i gomiti sulle ginocchia, lo sguardo fisso sulla valle e attraverso la valle, sulle disordinate rocce sotto il verde pendio del promontorio della balena. Così seduto, sentì che il fato lo sfiorava, simile ad un'ombra che passa davanti al sole. Era stato giovane Beowulf e fiducioso della sua forza quando lottava con Grendel. Ma ora era vecchio e sapeva di affrontare il suo ultimo combattimento. D'improvviso, alzando la testa, cominciò a cantare come cantano i cigni selvatici, a quanto si dice prima di morire, e a cantare il suo canto di morte.
Ho vissuto una lunga vita e ricordo tutto da quando avevo 7 anni. Cantò poi la sua gara con Breca, figlio di Benstan. Cantò di Igelac, il suo signore, e dei compagni che formavano l'equipaggio della sua nave ed erano partiti con lui per la Danimarca. Cantò la lotta con Grendel e con la madre di lui, e la morte di Igelac, e quella di Erdred e il suo ritorno al regno. «Ho ucciso con le mie mani nude, come ho ucciso Grendel il predatore notturno e anche il guerriero franco che aveva battuto Igelac il mio re!» Dopo queste parole, egli tacque, e sembrò che avesse finito, al tempo stesso, il suo canto. «Ma la lotta che mi aspetta ora è diversa, e sono vecchio!» «Certo, la forza di battermi non mi è venuta meno e sono ancora il re!» Guardò allora i guerrieri radunati intorno a lui al limite del bosco e lentamente si alzò per prendere il grande scudo di ferro. Wiglaf glielo porse, balbettando con disperata premura. «Mio re, mio signore, permettetemi di accompagnarvi!» Beowulf scosse il capo, guardò con affetto il giovane guerriero. «No, no, non ho forse detto che sono il re? Questa non è una lotta per un esercito, ma per un uomo solo. Anche la mia lotta con Grendel è stata per un uomo solo. Voi tutti rimanete qui, pronti con le armi, e sorvegliate quello che mi accade laggiù!» Afferrato il pesante scudo, l'eroe si incamminò, passando in mezzo ai suoi uomini, tra gli alberi carbonizzati, verso la Valle della Desolazione, con la spada nuda stretta in pugno. Nove. La morte di Beowulf. Quando Beowulf si fu avvicinato al gigantesco cumulo di rocce sotto il promontorio della balena, scorse nel mezzo l'apertura tenebrosa della caverna dove la caligine stagnava più leggera. Un fiotto scaturì dall'oscurità interna sperdendosi verso il pendio della valle. L'acqua ribollì e ondeggiò alla vaporosa fiamma esalata dal drago. Beowulf, proteggendosi il volto con lo scudo, penetrò a forza in quel vapore finché raggiunse il terreno calpestato davanti all'apertura della caverna. Ma non poté proseguire per i vapori soffocanti e per il fumo che si sprigionavano dalle tenebre sotto al fianco della collina. Qui si fermò, picchiando con la spada sullo scudo, e gettò la sua sfida al drago di fuoco rintanato nell'antro. Il grido si alzò come una tempesta. Quel grido di guerra che i suoi cavalieri avevano udito nel clamore di innumerevoli battaglie penetrò dall'apertura tra le rocce. Lo udì il drago di fuoco e si svegliò. Una gran nube di fiato ardente scaturì dall'interno dove risuonò il battito di possenti ali. Mentre il re alzava ancora lo scudo per ripararsi, la terra tremò con terribile fragore e il drago uscì strisciando dalla tana. Il fuoco fluttuava sulle sue squame e ne mutava il colore verde, azzurro, oro, come balenano le sfumature mentre si forgia la lama di una spada. L'atmosfera tutta tremolava e tremava intorno al mostro. Le ali gettavano fiamme, gli occhi brillavano di un'accesa luce. Con le ali aperte, il mostro a volte volava, a volte si gettava su Beowulf, che aspettava risoluto per roteare la spada in un formidabile fendente. La lucida lama balenò e colpì la testa del drago. Ma sebbene la pelle si fosse lacerata e il sangue sgorgasse dalla ferita, Beowulf non riuscì ad ucciderlo. Le ossa del cranio avevano deviato il colpo. Con un urlo rabbioso il mostro indietreggiò per avventarsi di nuovo, avvolgendo il guerriero dalla testa ai piedi in una vampa di fuoco. Le maglie della cotta gli bruciavano la pelle, il grande scudo, opera del fabbro, diventò incandescente e invano il vecchio re cercava di proteggersi e di alzare la spada per un altro fendente. Dall'alto della collina i cavalieri, allerta, scorsero all'improvviso il corpo del loro signore barcollare in una cortina di fumo. Per quanto coraggiosi in guerra, vinti dal terrore, si voltarono tutti per fuggire. Tutti, tranne uno. Wiglaf, il nipote di Vegmund, il più giovane di tutti. Impavido, egli rimase. In un baleno di disperazione, tentò di chiamare a raccolta gli altri, gridando loro di non dimenticare la fedeltà giurata al re.
Azioni coraggiose avete promesso nel salone del re, bevendo il suo idromele, accettando i suoi doni. Noi stessi, i suoi uomini, abbiamo spesso giurato per la morte, e ora che la morte giunge voi la dimenticate. Infamia eterna per voi, da questo giorno, se portate a casa in salvo i vostri scudi. Ma io non voglio dividere la vostra onta. E afferrato lo scudo e sguainata la spada, Wiglaf cominciò a correre, non indietro verso lo scampo tra i boschi, ma avanti verso la valle piena di fumo. A testa bassa, lo scudo alzato, il giovane si gettò nel vapore infuocato gridando: «Beowulf, amato signore, io sono qui! Ricorda le tue lotte di gioventù! Resisti, io ti sono vicino!» Beowulf udì la voce del suo giovane congiunto, lo sentì alle sue spalle, intuì il giallo scudo di legno vicino al suo di ferro incandescente e si rianimò. Ma il suono di un'altra voce suscitò più veemente l'odio del drago. La terra tuonò, le rocce si spaccarono all'ira del mostro che seguitava a gettar fiamme di distruzione. Lo scudo di Wiglaf si annerì e arse come una torcia. Il giovane gettò lontano i resti ardenti e balzò per obbedire al suo signore che gridava: «Qui, qui, Wiglaf, vieni qui dietro al mio scudo, ci coprirà insieme!» E imperterriti e calmi, i due uomini si misero a combattere al riparo dello scudo incandescente. Alla fine però, la spada di Beowulf, che aveva riportato la vittoria in centinaia di battaglie, cadendo con un sibilante fendente, si fracassò sulla testa del drago. Con un urlo, il re gettò via l'inutile impugnatura, ma prima che riuscisse a estrarre il pugnale dalla cintura, il drago di fuoco lo sollevò sotto l'oscurità sferzante delle ali, gli lacerò la gola con artigli velenosi sopra il collare d'oro. Nello stesso momento, mentre il sangue del re sgorgava in un fiotto purpureo, Wiglaf, liberatosi dallo scudo di ferro, si gettò sotto il drago e ne pugnalò la parte inferiore priva di scaglie. Un fremito convulso percorse le contorte spire del mostro. Il fuoco diminuì immediatamente e svanì. Beowulf allora, con le sue ultime forze, tolse dalla cintura la daga e, gettandosi sul drago, ne tagliò quasi in due parti l'immenso corpo. Il drago ora giaceva morto e il suo tremendo fuoco si andava spegnendo. Ma anche Beowulf era ferito a morte e, quando si piegò sull'enorme carcassa, le ferite cominciarono a bruciare e a gonfiarsi. Il veleno degli artigli gli ardeva nel petto, sentiva le membra infuocate. Brancolò alla cieca verso una roccia che formava quasi un giaciglio naturale vicino all'apertura della grotta. Si gettò sopra affannato cercando aria. Wiglaf, benché coperto di bruciature infiammate, curvo sul suo signore, slacciò le cinghie dell'elmo per toglierlo e permettere che la fresca brezza marina gli sfiorasse la fronte. Con il suo proprio elmo attinse l'acqua, che ora era fredda e limpida, per bagnare il volto e lenire le ferite di Beowulf. Intanto lo chiamava e lo chiamava perché tornasse indietro da quella lunga strada che lo stava portando lontano. Poco a poco le idee di Beowulf cominciarono a schiarirsi. Sembrò per un momento che l'ardente flusso del veleno diminuisse. Il vecchio re ritrovò la forza per parlare, poiché capiva che il tempo per parlare sarebbe presto finito. «Avrei desiderato con tutto il cuore che l'Onnipossente mi avesse concesso un figlio perché indossasse la mia armatura dopo la mia morte. Ma poiché ciò non è possibile, tu, Wiglaf, puoi essermi figlio nel togliermi l'elmo, il valido pugnale e la cotta, tutta la mia armatura, appena sarò spirato, e indossarla degnamente per amor mio». L'eroe sentì scorrergli sul viso le lacrime di Wiglaf e si riprese. «Oh, no, giovane mio, non c'è ragione di piangere. Sono un vecchio uomo che ha vissuto la sua vita, ha combattuto le sue battaglie. Per 50 inverni ho governato il mio popolo e l'ho reso così forte che nessun esercito ha mai osato varcare le nostre frontiere. Non ho mai ambito feudi, né giurato molte volte per venir meno alla leggera. Ora che la vita mi abbandona, non avrò da rispondere presso l'Onnipotente di uccisioni di parenti o di ingiusto governo.
Beowulf si appoggiò il gomito, si guardò intorno. Fermò lo sguardo sulla carcassa del drago che giaceva scomposta davanti all'apertura della grotta. «Ho pagato con la mia vita l'uccisione del mostro che voleva uccidere il mio popolo. E ora lo vedo morto davanti a me. Se il racconto del ladro è vero, ho vinto per il mio popolo con l'ultima mia lotta anche un tesoro e vorrei vederlo prima di chiudere gli occhi. Va ora, Wiglaf, mio congiunto, e portami quanto puoi trasportare». Wiglaf, inginocchiato vicino al suo signore, si alzò di scatto e, inciampando nelle spire ancora contratte del drago, entrò nella caverna. Qui si fermò, spalancando gli occhi sulla meravigliosa catasta del tesoro del drago. Coppe d'oro e anfore, collane tempestate di gemme da re, antiche corazze ed elmi da maschera di cinghiale e spade corrose dalla ruggine e ritto su tutto uno stendardo ricamato in oro in strano modo con incantesimi dimenticati da molto tempo che diffondeva una debole luce. Una luce che permise al giovane di ammirare tutto il resto. Ma Wiglaf non aveva tempo né voglia per tali meraviglie. Con una rapidità frenetica si caricò di coppe, braccialetti, armi e per ultimo dello stendardo. Trasportò tutti questi oggetti alla luce del giorno e li gettò con un suono metallico ai piedi del vecchio. Beowulf giaceva ancora sdraiato ad occhi chiusi. Il sangue seguitava a colare dalle ferite. Ma quando il giovane andò a prendere acqua alla corrente e bagnò il suo volto, l'eroe si rianimò, aprì gli occhi per guardare il tesoro scintillante in mezzo alle rocce. «Come sono felice, giunto ora al trapasso, di poter lasciare dietro di me un simile tesoro per il mio popolo!» Il suo sguardo si distolse dallo splendente tesoro e si diresse verso l'alto, verso la grande, ripida parete rocciosa del promontorio della balena. «Quando il cocente dolore si sarà placato, tu, Wiglaf, ordina che costruiscano per me una sepoltura lassù, sul promontorio, una profonda fossa sull'estremità delle scogliere che possa servire da segnale per i naviganti, quale io sono stato in gioventù, in modo che possano scorgerlo da lontano quando navigano sulla loro rotta e possano dir tra loro: là si trova la tomba di Beowulf, e così si ricorderanno di me». Per l'ultima volta il re posò lo sguardo sul volto del giovane Wiglaf. Poi portò le mani alla gola ferita, cercando nervosamente il collare d'oro del re. «Prendi anche questo insieme alla mia armatura. Sappi farne saggio uso, perché tu sei l'ultimo della nostra famiglia. Uno per uno il fato li ha portati via all'ora destinata. Ed è giunto per me il momento di seguirli». Dopo queste parole appena pronunciate, sospirò profondamente e cadde indietro fra le braccia del giovane guerriero. E questi lo stese a terra. Wiglaf sedeva ancora vicino al suo signore morto quando un'ombra cadde fra di loro. Il giovane alzò lentamente gli occhi e si accorse che i compagni amati dal re, scesi dal loro rifugio negli alti boschi, si erano fermati davanti a lui e fissavano, atterriti e vergognosi, l'eroe ucciso, il mostro trucidato. Wiglaf non si degnò di alzarsi, ma seduto dove si trovava, disperato, gli occhi pietrificati, li interpellò severamente con amaro disprezzo. «Adesso venite! Adesso venite, che il fuoco è spento! Bene! Ecco, possono dire gli uomini vedendovi sani e salvi nelle armature donate da Beowulf, egli ha fatto un brutto affare con i suoi regali. Quando si è trovato nella più dolorosa necessità, non ha avuto davvero motivo di gloriarsi dei suoi compagni d'arme. La terra dei Geati non trarrà grande onore dai suoi guerrieri più importanti quando i principi degli altri paesi conosceranno gli eventi di questa giornata. Ahimè, avete salvato la pelle protetta dalle risplendenti armature.
ma forse per un guerriero la morte vale più di una vita vergognosa!» I cavalieri rimasero in silenzio vicino al loro signore morto, sopportando lo sferzante disprezzo di Wiglaf, perché non potevano rispondere in alcun modo. La seconda schiera di guerrieri che seguiva spedì immediatamente un messo, il quale si avviò a cavallo sul margine boscoso, sorvegliando la valle. Un solo lungo sguardo gli bastò, tallonando il destriero, tornò indietro al galoppo per recare la notizia. «La battaglia è finita e il nostro re giace morto tra le rocce, vicino alla carcassa del drago. Ormai la felicità e l'onore che egli ci aveva elargito sono persi per la nostra terra. I condottieri nemici ci attaccheranno di nuovo, come da 50 anni nessuno aveva più osato. E Beowulf, che ci avrebbe guidato contro di loro, è morto!» Ma tali parole, un gemito si levò dalla schiera. A rapidi passi, i guerrieri si affrettarono a raggiungere il covo del mostro. E qui, nella valle carbonizzata, trovarono ciò che il messo aveva riferito. Il canuto re, con la spada frantumata al fianco, rigido nel sonno della morte. E la carcassa del drago di fuoco distesa non lontano sulle zolle arse, macchiate di sangue. Videro i cavalieri disonorati che si tenevano a distanza. Wiglaf, affranto dal dolore, seduto vicino al suo capo. E lo splendido tesoro del mostro in mezzo alle rocce, e alto su tutto il grande stendardo ricamato d'oro che si gonfiava al vento come la vela di un vascello. I guerrieri, tristi, si affollarono intorno al loro re, e allora finalmente Wiglaf si alzò a fatica, come se d'improvviso fosse invecchiato. Prese il collare d'oro del potere sovrano, dell'eroe macchiato di sangue, e davanti agli addolorati cavalieri lo allacciò intorno al suo collo. Con quel gesto, egli si investiva davanti a tutti dell'autorità regale. «Beowulf è morto, e potete facilmente rendervi conto della sua fine tragica. Egli si è sacrificato con gioia per salvare il suo popolo dal terrore che vola di notte. Negli spasimi dell'agonia mi ha ordinato di portarvi il suo ultimo saluto e di pregarvi di costruire per lui una tomba appena il rogo si sarà consumato. Un grande tumulo alla sommità del promontorio della balena, erché guidi i naviganti sulla loro rotta. Ora preparate il rogo funebre, cercate una bara per trasportare il nostro vecchio re nel luogo da lui scelto. Intanto 7 di voi mi accompagneranno nella caverna per recuperare gli altri oggetti del tesoro del drago.» Mentre Wiglaf e i 7 cavalieri si affrettavano avanti e indietro per trarre dalle tenebre il tesoro che non aveva più visto la luce da 3 secoli, altri si affaccendarono a raccogliere legna ad innalzare il rogo sulla cima del promontorio della balena. Intorno vi appesero splendidi elmi, armature, scudi, come si addice al rogo funebre di un re. Altri già trascinavano sull'alto della scogliera la carcassa del drago di fuoco per gettarla giù nella risacca spumeggiante. Altri ancora guidarono un carro tirato da buoi sul quale appesero i rotondi scudi come li appendevano ai fianchi del vascello. E quando tutto fu pronto, vi deposero il corpo del re, accatastandovi intorno gli oggetti d'oro cesellato e le meravigliose armi del tesoro. Wiglaf aveva detto infatti: «Solo Beowulf ha meritato questo tesoro, lasciamolo dunque tornare con lui nelle tenebre di dove è scaturito!» E nella fitta schiera dei guerrieri nessuno osò discutere. Ma allora aggiogarono 4 coppie di buoi, e il carro venne trascinato sul ripido pendio dove il rogo si innalzava verso il cielo. Posero la salma di Beowulf sui tronchi, vi gettarono sopra torce, e subito tutti, da ogni punto della terra e del mare, scorsero le alte fiamme sul promontorio della balena, e seppero che Beowulf era andato a raggiungere i suoi familiari. Il fuoco arse tutta la notte. Quando si spense, i guerrieri ammucchiarono intorno alle ceneri i preziosi oggetti del tesoro e innalzarono lo stendardo ricamato in oro. Poi cominciarono a costruire il tumulo secondo gli ordini del vecchio re.
Lavorarono per 10 giorni, innalzandolo alto e forte per l'affetto che avevano portato al loro capo. E al 10° giorno il possente tumulo di pietra era compiuto, rivolto per sempre verso il cielo, alla sommità del promontorio della balena, dove le scogliere si immergono a picco nel mare. Allora i 12 condottieri della guardia del corpo del re gli cavalcarono intorno, secondo la direzione del sole, innalzando un canto funebre che i suonatori d'arpa avevano composto per il defunto. E quando il canto finì, i guerrieri andarono via e lasciarono il tumulo di Beowulf solitario nel vento marino, nello stridio dei gabbiani, con i loro lontani vascelli che navigavano lungo la loro rotta. Fine. La Locanda della Tormenta è stata lieta di presentare Beowulf e la morte del drago. Grazie per l'ascolto.